Eutanasia, opinioni a confronto. Univale, terapie oncologiche tra presente e futuro. Ad Albosaggia una pizzoccherata per il centro Italia. Studenti all'opera con il barbiere di Siviglia e poi lo sport, cross, tre società valtellinesi ai campionati italiani. Queste le notizie di oggi di Telesondrio News. Benvenuti. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Questa sera la cronaca ci porta sulle principali località sciistiche della nostra provincia. Apprensione nel pomeriggio di oggi sulle nevi di Pescegallo per una bimba di soli 8 anni rimasta vittima di una caduta con gli sci. Le condizioni della piccola sciatrice sono apparse sin da subito gravi, per questo è stato allertato anche l'elicottero che ha trasportato la giovanissima all'ospedale di Sondrio, dove ora si trova ricoverata. Fortunatamente la bimba non sarebbe in pericolo di vita. Stamane invece nel comprensorio sciistico di Livigno si è staccata una slavina che ha chiamato subito a rapporto soccorso alpino e vigili del fuoco, i quali hanno successivamente confermato che il distacco nevoso non ha travolto nessuna persona. La morte del quarantenne Fabiano Antoniani ha fatto discutere l'opinione pubblica e anche i sondriesi intervengono nel dibattito. Sono impresse indelebili nella memoria di ognuno di noi le ultime parole di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, che lunedì scorso ha scelto la via del suicidio assistito tra le mura di una clinica svizzera, ringraziando chi lo ha sollevato dall'inferno di dolore in cui era intrappolato dal 2014, quando un incidente d'auto spezzò il suo futuro. A Zurigo si è così compiuto il destino del giovane tetraplegico, costretto ad espatriare per far valere la sua volontà. Una vicenda umana dolorosa, quella della morte volontaria del quarantenne, dai pesanti risvolti giudiziari per chi è stato al suo fianco nella battaglia finale. Marco Cappato, responsabile dell'associazione Luca Coscioni, reo di aver accompagnato DJ Fabo nel suo ultimo viaggio, è infatti indagato per aiuto al suicidio. La scelta di Fabiano fa così tornare al centro delle cronache tematiche delicate che, dopo la morte di Luana Englaro, avevano agitato per qualche tempo l'agone politico e l'opinione pubblica. Oggi sono i cittadini a chiedere un serio dibattito per porre fine una volta per tutte al vuoto normativo e dare una risposta certa a chi è costretto a convivere con una quotidianità di sofferenza e angoscia nell'assordante silenzio delle istituzioni. Secondo lei è il caso che si pensi a una legge ad hoc? Ci vuole senz'altro. Secondo lei il paese è pronto per questa normativa, per affrontare questa problematica? Io penso di sì. Penso di sì, i giovani sono pronti, sì, gli anziani non lo so. Siamo in ritardo in Italia, lo devono fare, è fatto come si deve, è giusto che uno decida di tutta la sua vita, è una scelta civica per tutti, chi vuole lo può fare, perché deve stare giù 50 anni a vivere solamente per essere imboccato e per essere curato? Non è che ci dà fastidio, si fa, però è una cosa che è un po' fuori misura, tutti gli altri popoli europei e non la fanno. Perché noi in Italia dobbiamo essere abbandonati a noi stessi? Secondo lei perché l'Italia è in ritardo su questo tema? Ma per il ritardo e per il disinteressamento politico soprattutto. Secondo lei l'Italia è pronta a questo punto per introdurre normative legate all'eutanasia? Sarebbe pronto se vogliono, perché non vogliono? Ritengo giusto, che cosa tiene a fare in ospedale o in casa una persona con quelle condizioni così per tutta la vita? Se ci sarebbe un miglioramento ancora, ma se non ci sono questi miglioramenti sarebbe giusto che ci fosse queste strutture. Ma secondo te l'Italia è pronta per affrontare una tematica del genere? Ma non saprei, secondo me cioè, più che pronta dovrebbe, perché se l'affrontano tutti è perché in qualche modo serve, no? È una scelta di civiltà su cui andrebbero presi dei provvedimenti anche nel nostro paese. Beh, direi proprio di sì. Alla fine, in ogni caso, cioè, non si può fare finta di niente, queste situazioni si presentano e chiudere gli occhi davanti a certe situazioni non porta a nulla, senza contare che a volte non ci si pensa nel momento in cui non si è dentro.
Gravissimo infortunio nel pomeriggio di ieri, intorno alle 13.15, in un impianto lavorativo in via Ranè a Berbenne in Valtellina, nella zona industriale del paese. Un uomo di 58 anni di Caspoggio è rimasto seriamente ferito cadendo da una scala. Per lui un volo di circa 2,5 metri, è rovinato a terra sbattendo violentemente la testa. I colleghi che hanno assistito al terribile infortunio hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, è intervenuta l'ambulanza uscita in codice rosso. I paramedici hanno prestato le prime cure al 58enne, poi lo hanno trasportato d'urgenza, sempre in codice rosso, all'ospedale di Gravedona in ambulanza. In un'intervista esclusiva, Gabriele Bordoni, presidente di Univale, ci svela i progetti dell'associazione. La giusta informazione per una scelta consapevole, una formazione che vale oro, specialmente quando riguarda la nostra salute. Negli ultimi tempi capita spesso che terapie alternative, senza alcun riscontro scientifico, si sostituiscano a quelle convenzionali, molto spesso ingannando persone che in buona fede si affidano a queste cure, inconsapevoli di correre dei grossi rischi. Esemplare il caso di una giovane madre che, rifiutandosi di sottoporsi a chemioterapia, con cui avrebbe avuto una probabilità di guarigione del 95%, è purtroppo mancata. Aveva infatti deciso di curarsi con impacchi di ricotta e decotti di ortica suggeriti dal metodo Amir. Per questo motivo, ha spiegato Gabriele Bordoni, presidente di Univale Sondrio, associazione da sempre vicina ai malati, abbiamo deciso di organizzare un convegno per chiarire quanto è ormai assodato in tema di terapia antitumorale. Questo è un discorso molto importante perché leggiamo molto di queste terapie strane, stravaganti. L'immagine che noi abbiamo messo sulla locandina è molto immaginifica, ma se guardate è una fattucchiera che si maschera con la mascherina che mettono i medici quando sono in sala operatoria e con la cuffietta che hanno in sala operatoria, proprio per indicare che queste teorie che non hanno una evidenza scientifica si mascherano di ufficialità che non hanno. Questo è legato al fatto che le persone spesso hanno un cattivo rapporto, un cattivo impatto con i medici che li curano, che diagnosticano le malattie e che non sanno creare quell'alleanza tra medico e paziente che è importante, perché una persona si affidi a delle terapie che sono difficili, che sono impegnative, che però hanno margini di guarigione che sono stati documentati dalla letteratura. Ci sono centinaia di studi che dimostrano quanto è migliorata la terapia del cancro e quanto ci stiamo avvicinando possibilmente alla guarigione quasi completa delle malattie neoplastiche, attraverso gli studi però. All'incontro è in programma per sabato 11 marzo alle 15.30 presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese di Sondrio, prenderanno parte personalità di spicco del mondo oncologico ed ematologico, che approfondiranno in modo chiaro e semplice aspetti e tematiche non sempre facili da affrontare. Abbiamo chiesto di parlare e cercheremo, perché questo è un convegno rivolto a tutti, non agli specialisti, che ai nostri relatori, abbiamo chiesto di parlare in maniera molto semplice di quello che c'è nella medicina, nelle terapie di adesso e di quelli che sono gli scenari che si applicano, che si stanno aprendo, con l'attenzione che non è che quando una notizia compare sul giornale abbiamo scoperto il tal gene, la tale cosa, diventa immediatamente spendibile per quello che riguardano le terapie. Ci vogliono anni di ricerca, anni di sperimentazione prima di poter dimostrare che una terapia effettivamente funzioni. Ma le esperienze che porteranno, soprattutto anche il dottor Jankovic, ci diranno che in questi anni, pur così difficili, le percentuali di guarigione con le chemioterapie, con le radioterapie, sono aumentate in maniera notevolissima, hanno migliorato la qualità di vita, hanno dato speranza. Ma al di là dell'aspetto terapeutico è fondamentale che si crei un'alleanza fra medico e paziente, un rapporto di fiducia reciproca che possa far sì che il malato si senta libero di esprimere ciò che senta al proprio dottore. Per questo al convegno ci sarà anche la psicologa e psicoterapeuta Federica Forni, da anni con Univale per la tutela dei bambini e delle famiglie seguite dalla ONLUS. Le terapie complementari possono delle volte interferire, alle volte si assumono dei farmaci
che si prendono tranquillamente in erboristeria, che si prendono in farmacia come integratori, che però possono avere interazioni pesanti con i farmaci che si stanno assumendo. E qui l'importanza del rapporto, della fiducia tra il medico e il paziente, a cui il paziente deve essere libero, sentirsi libero di poter dire quello che sta facendo. Non si ferma la battaglia del Comitato Popolare Salviamo la Sanità Alpina, nato per salvare il pronto soccorso di Morbegno. Ad oggi sono ben 16.300 i cittadini che hanno fermato per salvaguardare l'apertura H24 del centro della città del Bitto. Questa sera, inoltre, anche le telecamere di Mediaset si occuperanno della scottante questione della sanità della Bassa Valle, giunta ieri a un punto di svolta, dopo che il sottosegretario Ugo Parolo ha comunicato la sospensione dell'attivazione del piano che avrebbe trasformato il pronto soccorso in un centro di primo intervento. Solidarietà e buona tavola si incontrano ad Albosaggia. Il cuore grande della Valtellina ritorna a farsi sentire e il prossimo venerdì, 3 di marzo, toccherà per la seconda volta alla palestra di Albosaggia, dopo la riuscitissima matriciana solidale organizzata lo scorso 15 settembre 2016, ospitare l'iniziativa benefica Un piatto di pizzoccheri per aiutare Amatrice. Finalità dell'evento, una raccolta di fondi da destinare alle aziende agricole amatriciane e agli abitanti di tutte quelle zone colpite dagli eventi sismici che, dallo scorso 24 agosto, hanno accompagnato il centro dello Stivale per quasi 7 mesi. Un centro Italia ricco di storia, di tradizione, di amore per la propria terra e proprio per questo così tanto vicino e simile al territorio della Valtellina. Tanti gli organismi promotori della serata, fra questi Coldiretti, Accademia del Pizzocchero di Teglio, Cooperativa Spacca, Associazione Nazionale Alpini, Cooperativa Agricola Albosaggia, Caiolo e Faedo e il network di Telesondrio News. Solo per citarne alcuni. Coldiretti Sondrio, insieme all'iniziativa nazionale di Coldiretti, vuole fare arrivare dei fondi per rilanciare l'economia agricola dei territori terremotati. Ci sono aziende praticamente scomparse ma che vogliono rinascere e quello che un sindacato deve fare, in questo caso Coldiretti, è quello di dare una mano, un'opportunità a far sì che questo possa avvenire. Partiamo appunto dal concetto che Coldiretti ha voluto così aiutare quelle che sono le aziende agricole importanti per il nostro territorio con i nostri prodotti, ma altrettanto anche quelle dalle zone terremotate dove hanno anche loro eccellenze di prodotti, perciò ecco, questo connubio tra la montagna e queste zone che hanno avuto purtroppo questa disgrazia vuole essere un segnale forte che la Valtellina ha attenzione anche per gli agricoltori del territorio terremotato. Questo vorrei essere un segnale che si fa questa raccolta fondi utilizzando appunto i nostri prodotti, senza trascurare l'idea che già ci è venuta di provare eventualmente a fare una giornata così anche direttamente proprio nelle zone colpite dal terremoto, perciò prenderemo i contatti dovuti con le amministrazioni locali giù e di provare ecco, a fare questa iniziativa anche in terra terremotata. Appuntamento dunque venerdì 3 marzo presso la palestra di Albosaggia in via Coltra 44. Una storia che sembra uscita dalla trama di un libro, quella che ci racconta ora Giuliano Padroni. A volte l'amore e il destino ce la mettono davvero tutta per non andare d'accordo. Chissà se Antonio e Maria, nome di fantasia con cui, in questa tragica vicenda, chiameremo i protagonisti, avrebbero mai sospettato che sarebbe stato proprio uno scherzo di quel simbolo d'amore a interrompere, così bruscamente, la loro storia. Partito dalla Calabria, Antonio aveva percorso un migliaio di chilometri in treno per incontrare finalmente una donna conosciuta in chat, una sua coetanea con la quale ricominciare a vivere un'amicizia o, chissà, un amore. Assieme avrebbero seguitato il loro viaggio alla volta di Bormio, per qualche ora di relax alle terme, e forse questa volta internet avrebbe reso possibile un'unione nella quale la distanza non avrebbe vinto. Proprio in prossimità del capoluogo valtellinese, improvvisamente la tragedia. Antonio muore, alla fine di quel tragitto che l'avrebbe condotto alla sua nuova ipotetica compagna. Ad attenderlo allo scalo ferroviario di Sondrio, oltre a un'incredula e spaesata Maria, un'ambulanza. Lo condurrà via a sirene spente, lasciandosi dietro poche righe di inchiostro nero con le quali i professionisti del settore tratteranno questo tragico scherzo del cuore, alla stregua di un mero fatto di cronaca.
Quaresima, tempo di ravvivare in noi lo spirito del battesimo. Sono queste le parole con cui il vescovo Oscar Cantoni ha deciso di inaugurare il periodo di avvicinamento alla Pasqua, che inizia proprio oggi con il rito delle ceneri, nel quale, durante la Santa Messa, ciascun fedele ha ricevuto sul capo un pizzico di cenere quale invito alla conversione. Questa fase, che prevede anche il digiuno delle carni ogni venerdì, terminerà il Giovedì Santo, che quest'anno coincide con il 13 di aprile. Bambini e ragazzi protagonisti al teatro sociale con il Barbiere di Siviglia. Per un giorno il furbo Figaro, la bella Rosina e l'innamorato conte d'Almaviva diventano compagni di banco dei 1500 alunni degli istituti valtellinesi che, questa mattina, hanno preso parte alla messa in scena del Barbiere di Siviglia, ossia un vulcano alla mia mente, presso il Teatro Sociale di Sondrio. Un'occasione unica, promossa nell'ambito di Opera Domani, progetto di educazione musicale per il pubblico di bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni, per far avvicinare i giovanissimi al mondo senza tempo dell'opera lirica, guidati dall'orchestra 1813 diretta da Michele Spotti. Il nutrito gruppo vocale di cantanti in erba è stato così protagonista di uno spettacolo a 360 gradi, esibendosi in breviarie ed interagendo con oggetti scenici costruiti sui banchi di scuola, in un dialogo continuo con i personaggi della celebre opera di Gioacchino Rossini. Una messa in scena, con la regia di Danilo Rubeca, che ha saputo conquistare gli studenti, che hanno preso parte al progetto con entusiasmo, come sottolineano gli insegnanti. Abbiamo iniziato già nei primi di gennaio a ascoltare le arie dell'opera, abbiamo cantato, abbiamo letto il copione, e i bambini sono stati subito entusiasti di questa iniziativa. Le arie sono piaciute tantissimo, anche perché l'opera scelta quest'anno è molto allegra, essendo un'opera buffa, e i bambini hanno apprezzato molto questo motivo così allegro, questi motivi così allegri. Sono stati entusiasti, mi è piaciuto moltissimo ed è stato molto efficace l'incontro con la cantante lirica a scuola. La linea passa a Elisa Compagnoni con le notizie dal mondo dello sport. Lo sport. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con la corsa campestre. Grandi successi per gli atleti valtellinesi in occasione dei campionati regionali svolti a Brescia. Obiettivo centrato per CSI Morvegno, Atletica Alta Valtellina e Polisportiva Albosaggia. Le tre società sportive valtellinesi sono riuscite a staccare il pass per i campionati italiani societari di corsa campestre che si terranno domenica 12 marzo a Gubbio in provincia di Perugia. La qualificazione è stata agguantata grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti dalle due prove dei regionali di cross, il primo lo scorso 29 gennaio ad Arcesate, il secondo domenica a Brescia, nel Parco delle Colline di Badia. 800 gli atleti dalle categorie allievi e quelle master che si sono inseguiti lungo il tracciato muscolare disegnato all'interno della riserva protetta. Nella prova maschile da 10 km, vinta dal forte valdostano Xavier Chevrier, ottima prova di gruppo da parte dei Diavoli Rossi della città del Bitto, con Marco Leoni, Francesco Peronel, Giovanni Tacchini e Fabio Bulanti, che si sono così qualificati per l'appuntamento tricolore. Le soddisfazioni sono proseguite nella gara senior femminile, con la valtellinese Alice Gaggi in seconda piazza, che insieme al suo team bergamasco Lare Castello Radici Group ha ottenuto l'accesso alla competizione nazionale. Accesso conquistato anche dall'Atletica Alta Valtellina a Brescia con Elisa Sortini e Elisa Compagnoni da Alessia Zecca. Da segnalare il quinto posto di Roberta Ciappini, prima fra le promesse, e del grande secondo posto di Stefano Martinelli fra gli juniores, stessa categoria in cui i compagni di squadra del CSI Morvegno, Elena Mainetti, Stefania Bulanti e Maria Abate, hanno ottenuto la qualifica. Ed infine la ciliegina sulla torta è arrivata con le allieve della Polisportiva Albosaggia, con Katia Nana, Federica Eterovic e Katia Bertolini, che hanno ottenuto la vittoria di categoria, potendo così accedere all'appuntamento ridato di Gubbio.
Ed ora invece passiamo allo sci alpinismo. Nemmeno al penultimo giorno di competizione dei campionati mondiali di sci alpinismo in Alpago, i nostri giovani atleti non sono stanchi di stupire e collezionare successi. Nella prova vertical di stamane sono arrivati due ori, grazie a Samantha Bertolina, vincitrice fra le cadette, e Giulia Compagnoni, che dopo un periodo di difficoltà è ritornata al successo conquistando il titolo nella categoria Espoir. Ennesimo alloro anche per Giulia Murada, che dopo le due medaglie d'argento ottenute nella prova individuale sprint si è messa al collo anche il terzo sigillo, sempre d'argento. Medaglia sfiorata invece per Andrea Prandi, che ha chiuso appena ai piedi del podio nella categoria juniores. Ed ora invece passiamo allo sci alpino. C'è anche il nome di Roberto Nani fra la rosa degli azzurri che prenderanno parte allo slalom gigante di Coppa del Mondo in programma per sabato a Kranjska Gora. Lo sciatore di Livigno prenderà parte alla trasferta slovena insieme a Florian Isaac, Riccardo Tonetti, Manfred Mulger, Simon Maurberger, Giulio Bosca e Alex Zingerler. Non sarà presente Luca Adiani Prandini, che in accordo con la commissione ha deciso di rinviare il suo rientro alle competizioni alle finali di Aspen, dopo il trauma cranico subito in allenamento a Livigno alla vigilia dei mondiali di St. Moritz, che gli ha impedito di partecipare alla gara ridata. E ora, come sempre, passiamo la parola a Maurizio Torri per uno speciale dedicato ai mondiali di sci alpinismo. Alpago Piancavallo, penultima tappa, è la volta di gara vertical, il ritorno di Kilian Jornet, che dopo due anni sale nuovamente sul gradino più alto del podio, e la prima volta in assoluto di Andrea Maier, che passa dalla corsa in montagna allo sci alpinismo vincendo un oro che ha lasciato tutti di stucco. Quest'oggi abbiamo intervistato per voi The King, Kilian Jornet e Damiano Lenzi. No, la gara oggi è andata molto bene, sono molto soddisfatto perché finire mondiali così è sempre bello. Poi abbiamo iniziato con Werner Martì e Damiano Lenzi fortissimi, poi Lenzi ha provato metà, andava molto forte, poi io sentivo che le gambe erano buone oggi e dalla metà sono partito per fare un po' di distacco per la fine e comunque molto soddisfatto. Sì, oggi è stata una gara durissima, ma d'altronde lo sapevo perché Kilian quest'anno fino ad oggi è rimasto a bocca asciutta, quindi sapevo che aveva grande voglia di riscatto. Io dalla mia sono partito convinto e consapevole della mia forma, il vertical anche mi piaceva molto, nel senso questo tracciato mi era molto congeniale. Siamo partiti secondo me non troppo forte e poi dopo un quarto di gara veramente erano scatti contro scatti tra me, Kilian e Werner che inseguiva, poi Werner si è staccato, io ho preso un po' di buco ma convinto poi di rientrare nel piano, invece Kilian mi è rimasto lì a 10 secondi e così siamo arrivati, ma onore a lui perché su queste gare è sicuramente fortissimo, io ho cercato di rendergli la vita più dura possibile, ma oggi ha vinto lui e comunque sono contento del mio argento. Con questo termina il nostro appuntamento dedicato allo sport, a risentirci alla prossima edizione. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata!